Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Diamo una rapida occhiata ai nostri titoli di oggi. Convenzione, Assemblea Nazionale e Privacy, i punti chiave dell'ultimo consiglio di Federpharma. Conto alla rovescia per Farmacista Più 2018, ad ottobre la quinta edizione del Congresso dei Farmacisti Italiani. Corretti stili di vita, ruolo del farmacista al centro della collaborazione fra IS e Federpharma. Lea, il ministro Grillo annuncia la nuova metodologia trasparente per l'aggiornamento. Un nuovo testo di convenzione da condividere con il Consiglio delle Regioni, prima, e con l'Assemblea Nazionale di Federpharma, poi, un accordo per garantire la copertura assicurativa relativamente alla privacy, l'Assemblea, ma anche una maggiore implementazione della collaborazione con cittadinanza attiva. Sono questi alcuni dei temi dell'ultimo Consiglio di Federpharma, di cui ci ha ampiamente parlato Marco Bacchini, presidente di Federpharma Verona e membro del Consiglio, intervenuto negli studi di Federpharma Channel. Ecco il servizio. Credo sia una grande opportunità poter, come generalmente avviene, parlare di quanto è avvenuto nel nostro consiglio direttivo. Molto del tempo è stato dedicato all'analisi di quello che è la bozza di documento che il nostro consiglio ha elaborato in merito alla richiesta della SISAC di presentare una proposta appunto per quanto riguarda la nuova convenzione. Abbiamo fatto un'analisi estremamente profonda e dettagliata, che ha impiegato molte ore del nostro tempo, appunto, documento che a questo punto deve essere proposto al Consiglio delle Regioni e quindi successivamente per una condivisione all'Assemblea stessa, fra l'altro l'Assemblea che è stata deciso si terrà il 17 di ottobre. Quindi questo sarà un altro argomento assolutamente che vedrà molto spazio nell'ambito appunto dell'Assemblea, perché è il punto di svolta per quanto riguarda la nostra professione. Ecco quindi la grande attenzione che abbiamo dato oggi, la grande attenzione che stiamo dando in tutti questi mesi, proprio per cercare di elaborare un documento che risponda a tutte le aspettative della farmacia italiana. Vi ricordiamo che il video integrale dell'intervista a Marco Bacchini, realizzata dalla collega Rossella Gemma, è visibile sul sito di Federpharma Channel. Il futuro della professione farmaceutica e della governance sanitaria, nell'ottica di una maggiore sostenibilità e universalità del sistema sanitario nazionale. Sono questi i macrotemi attorno a cui si articolerà la quinta edizione di Farmacista Più, in programma per il 12 e 13 ottobre a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Il congresso, nato su iniziativa di FOFI, UTIFAR e Fondazione Cannavò, vede per la prima volta la partecipazione di Federpharma. Un confronto fondamentale è quello proposto da Farmacista Più in un momento storico che impone alla professione un passo in avanti nei saperi a fianco di una revisione della sanità pubblica. Ancora una volta il lavoro di squadra premia, ha spiegato il presidente di Federpharma Marco Cossolo, per il quale Farmacista Più è un'importante occasione per illustrare alla comunità professionale le proposte operative che in collaborazione con FOFI e UTIFAR stiamo portando avanti per restituire stabilità economica alla farmacia e dignità al nostro lavoro. Solidarietà, talento e innovazione non mancheranno nemmeno nell'edizione 2018 grazie ai premi Piccinno, Grendene e Giacomo Leopardi. Il farmacista, attore privilegiato della promozione dei corretti stili di vita. Va in questa direzione la collaborazione fra l'Istituto Superiore di Sanità e Federpharma, che ha portato il Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'IS a realizzare una scheda informativa per le farmacie. La scheda sottolinea l'importanza del colloquio fra farmacista e cittadino ai fini della promozione dei corretti comportamenti e stili di vita salutari. Una nuova metodologia trasparente per l'aggiornamento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Ad esserne interessati associazioni di pazienti, di cittadini e società scientifiche, l'industria, le regioni e gli enti pubblici. Ogni attore farà perciò la sua parte, come specificato dal ministro Grillo, in un percorso unico e integrato che fornirà evidenze cliniche e valutazioni sul sistema sanitario nazionale e permetterà una maggiore razionalizzazione delle risorse senza dispersione. Questa è la nostra ultima notizia per oggi, vi diamo appuntamento a domani con lo spazio di Federpharma Channel dedicato all'informazione.